Bene, siamo entrati quindi in Sansar, la prima volta che si entra con il sansar.com, cioè col programma che abbiamo appena scaricato da sansar.com che abbiamo lanciato, ci chiede l'identità, che adesso ho saltato, e poi chiede di identificarsi, quindi qui chiamiamolo Salazar Video. Ok. Perché stiamo facendo appunto il video. E l'identità nuova era solo per farvi vedere che cosa succede, perché la prima cosa da farsi è quella di scegliere il proprio avatar, quindi la propria identità. Facciamo Next, e con Next siamo quei tempi soliti che ci dà Sansar, che come cominceremo a vedere non sono fra i migliori. Possiamo vedere di selezionare il nostro avatar. Scegliamo un avatar che possa rappresentarci, quindi già questo, quindi potremmo già partire, oppure andando in Customize possiamo, quindi Loading Character, ok, questo qui è il look che abbiamo scelto. Quindi questo look possiamo cambiargli varie cose, quindi ad esempio qui possiamo cambiare la pelle, farla per esempio del colore che intendiamo, possiamo diventare donna piuttosto che uomo, possiamo concentrarsi sulla pettinatura, quindi per esempio possiamo cambiare il colore, quindi per esempio in questo caso marrone chiaro, insomma non è che ci sia una scelta brillantissima. Possiamo poi cambiare varie cose, quindi per esempio la faccia, in questo caso possiamo cambiare il colore degli occhi e varie altre cosette in un modo che più o meno è simile a quello che succedeva in Second Life. Vedete che qui cambiano, possiamo quindi modificare come vogliamo vogliamo customizzare insomma le nostre labbra e via discorrendo. Quindi si possono fare il naso, farlo più romano, greco. Questo funnel lo sposta, insomma possiamo lavorarci sopra. Quando siamo contenti, soddisfatti, poi possiamo cambiare gli abiti, quindi possiamo metterci ecco così, piuttosto che così, ecco. E poi gli accessori, possiamo indossare per esempio degli occhiali. Oppure possiamo, se ce l'avessimo, mettere degli orecchini, delle collane. Se abbiamo la collana, mettere dei braccialetti. Ok, braccialetti. E poi infine questo cos'è? Direi che sono degli anelli. Ok. Quindi a questo punto abbiamo fatto il look possiamo cambiargli nome, quindi questo qui è look iniziale. Ok, next. Se no potevamo anche fare randomize e prendere un aspetto randomico. Dunque, come dicevo, i tempi non sono l'aspetto forte di Sansar, quindi ok, quindi direi che l'ha fatto. Ora, a questo punto, quando ha finito, quello che possiamo fare è la nostra prima visita. Però ci fermiamo qui un attimo perché farò un secondo video, un altro video su quell'argomento specifico.